Ancora una volta il governo cerca di fare cassa ai danni degli enti locali, in particolare dei comuni, mettendo a rischio la riuscita del PNRR. E questa è la presa di posizione del presidente del Lancio Abruzzo, Gian Guido D'Alberto, intervenuto per denunciare le preoccupazioni dei comuni sul contenuto della bozza del decreto interministeriale del MEF e del Ministero dell'Interno, dove si vanno a definire le modalità di applicazione della spending review sugli enti locali. Una reazione trasversale da parte di tutti i sindaci. L'ANCI nazionale si è già manifestata con grande forza rispetto a questa scelta totalmente inaccettabile da parte del governo di andare a ridurre i contributi della spesa corrente per i comuni che hanno ottenuto più fondi dal PNRR. Un paradosso, si vanno a penalizzare i comuni più virtuosi, si vanno a penalizzare i comuni che hanno un carico di lavoro maggiore ovviamente per poter rispettare le scadenze del PNRR. Ecco quindi la richiesta forte di rivedere questa scelta che non ha alcuna ragione né politica né istituzionale, ancora una volta un governo contro i comuni, un governo che sta penalizzando fortemente gli enti locali. Ecco perché come ANCI chiediamo sia al Presidente del Consiglio che al Ministro Fitto di rivedere questa posizione. Per il presidente D'Alberto questa decisione metterebbe in ginocchio numerosi enti locali, andando di fatto a svuotare completamente i progetti finanziati, trasformando in cattedrali nel deserto le opere realizzate grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo è un rischio che poi ha una ricaduta ovviamente sulla vita dei nostri cittadini. Dall'altro canto il rischio è proprio quello di andare a colpire i comuni che sono sovraccaricati in termini di personale e che quindi avrebbero bisogno di maggiori risorse, non di minori risorse, proprio perché stanno rispettando con grande sacrificio tutte le misure del PNRR.